Presti ragazzi, bestia media, ci sono 5 video in cui parlavate di Brescia Genoa e qui finire 3-1 con la vittoria del Genoa. E qui ragazzi, nel primo tempo va a segnare il gol dell'1-0 Sandro Tonali, che ha concesso il gol dell'1-0 ragazzi. Qui il gol di Tonali ha fatto un gol incredibile come il gol di Lasse Schoen contro il Real Madrid quando era ancora l'Ajax. Un grandissimo gol di Sandro Tonali, del centrocampista italiano ragazzi, per il Brescia, un ottimo gol che mi sono menato appena l'ho visto ragazzi. E quindi ragazzi, ora nel secondo tempo invece ha segnato Kevin Agudelo che ha concesso il gol della parità. Poi ragazzi, gol del 2-1, ha segnato Christian Kwame che ha concesso il gol del 2-1. Ragazzi, gol del 3-1 invece ha segnato Goran Pandev che ha concesso 3-1, che non segnava così da parecchie giornate. Pandev torna a segnare in Serie A. Comunque ragazzi, buona la prima per Thiago Motta come allenatore del Genoa, che spero che sarà una lunghissima carriera per l'ex allenatore dell'Under 19 del Paris Saint-Germain, che è iniziato molto bene il suo cammino con Genoa. E quindi ragazzi, grazie a questa vittoria, adesso Genoa ha 3 punti e se ne va via dalla zona di retrocessione, dove per adesso c'è il Brescia, anche se è sotto la Spal. Se in caso la Spal vince, il Brescia andrà in zona di retrocessione; se in caso perde la Spal contro il Napoli, il Brescia sarà salvo per ora. Ma quindi ragazzi, se il Brescia vuole così, dove prenderà a perdere ragazzi, e non si potrà conservare per la Serie A. Spero proprio che il Brescia si salverà per la Serie A. Lo spero proprio ragazzi, perché è per me una squadra che si merita molto la Serie A. Però c'è anche una bella squadra di Brescia che può lottare anche per la Serie A. Ma comunque ragazzi, sarà una partita molto bella per il Genoa, che torna finalmente a vincere dopo tutte queste sconfitte che ha avuto quando c'è in panchina Aurelio Andreazzoli. Ma comunque ragazzi, per il Genoa un grande Genoa determinato. Il modulo di Thiago Motta 2-4-2 ha funzionato, ma staremo a vedere. Questa è solo la prima di Thiago Motta, dovrà abituarsi alla Serie A. Infatti Thiago Motta ha un buon rapporto con il Genoa, infatti ha giocato nel Genoa quando il mitolo brasiliano. Poi è andato anche all'Inter, poi è andato al Paris Saint-Germain, dove ha terminato la carriera, poi è diventato anche il. Ma comunque ragazzi, spero per il futuro di Thiago Motta, sia ancora qua a Genoa, e vedremo un po' se riuscirà a portare Massimo via dalla zona di recessione del Genoa, e speriamo bene per il futuro del nuovo allenatore del Genoa. Scrivetemi qua cosa ne pensate di Thiago Motta, come lo vedete in futuro, un buon allenatore per il Genoa. Staremo a vedere ragazzi, il campionato sarà ancora lungo. E quindi ragazzi, che dire, è tutto. Noi ci vediamo prossimamente domani con le altre partite di Serie A. Quindi ragazzi, ci chiudo il turno del sabato e domani comincia il turno della domenica. Se è tutto, quindi è tutto, ci siamo.